Paolo Roversi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E bentornato come ogni anno a portarci un po' di nebbia gialla qui. Sì, è diventata una piacevole abitudine. Una piacevole abitudine per noi, perché questa conversazione apre il lungo calendario delle conversazioni dedicate ai festival. E adesso andiamo a raccontare Nebbia Gialla, Noir Festival, il festival internazionale del giallo e del noir. Due colori messi insieme per raccontare di un festival. E siamo a Suzzara. Io normalmente Suzzara chissà perché non la colloco in provincia di Mantova, ma quest'anno mi sono ricordato bene di non sbagliarmi, perché tutti gli anni mi sbaglio e quindi dobbiamo essere corretti. Allora, per chi non conoscesse questo progetto, Paolo Roversi, da che cosa nasce? È vero che Paolo Roversi è uno scrittore, però c'è questa, per così dire, c'è questa entratura, però c'è anche qualcos'altro in questo progetto di Nebbia Gialla. Beh, possiamo dire che è la 16ª edizione, quindi è un progetto che parte da lontano, da tanti anni fa, da una passione mia appunto per il giallo. Io ero uno scrittore esordiente quando l'ho pensata, e anno dopo anno è cresciuta. Prima era un festival solo del giallo, poi è diventato un festival del giallo internazionale. Infatti anche quest'anno abbiamo un ospite straniero molto importante, Frank Tillier. Però quello che mi preme da dire è che quest'anno finalmente il festival ritorna in presenza, perché l'anno scorso, essendo tutta Italia zona rossa e quasi tutti i festival sono saltati nel periodo invernale, noi l'abbiamo fatto, siamo stati costretti a farlo soltanto in maniera virtuale, no? Su Zoom, anche se comunque abbiamo avuto degli splendidi ospiti come Michael Connelly, no? Che magari non saremmo mai riusciti ad avere in presenza, però il collegamento da Los Angeles l'abbiamo avuto. E quest'anno però finalmente avrò più di 20 scrittori in presenza lì, che incontreranno finalmente la platea dei lettori, perché è un momento importante quello del festival, in cui gli scrittori hanno la possibilità di incontrare i loro lettori e viceversa, di farsi firmare i libri, eccetera. C'è questo momento che sembra anche magari banale, no? In un'epoca in cui siamo tutti tecnologici. No, è molto importante quel contatto, anche di poco. Come dire, cerchiamo gli ebook, leggiamo in virtuale, così, però il fatto di potersi vedere negli occhi e farsi autografare il libro è ancora uno di quei momenti a cui i lettori tengono, e anche gli scrittori, perché se tu ci pensi, uno scrittore passa tutta la vita o gran parte della sua vita in maniera solitaria, no? Prima a pensare il libro, poi a scriverlo, e l'unico momento che ha di socialità, diciamo così, è quando lo presenta al mondo, agli altri. Ma come possiamo riconoscere gli autori, a parte quelli che butti l'occhio e già sai chi è, no? E come facciamo a riconoscerli al Festival Nebbia Gialla? Ah, vero, quest'anno, ogni anno, i primi anni avevamo la famosa sciarpa. La famosa sciarpa, però da qualche anno abbiamo cambiato gadget, perché dopo 13-14 edizioni abbiamo cambiato gadget. Adesso gli scrittori hanno delle volte un'agendina, l'anno scorso, quest'anno abbiamo una tazza bellissima bicolore con il cucchiaio, che quando appena ne consegneremo la prima sarà inondato tutti i social, perché sono quei gadget che facciamo solo in numero limitato per gli scrittori e che non sono neanche acquistabili, e quindi è anche un bel ricordo che dopo... Ma che comunque vogliamo avere tutti, no? Perché proprio perché sono certo, per gli scrittori, quindi c'è... Tutti li vengono a chiedere, no, li facciamo il numero giusto perché insomma è anche bello così, ogni anno c'è un gadget diverso rispetto alla sciarpa che abbiamo avuto per tanti anni, insomma, sai, in tante edizioni si ha modo di cambiare, di evolversi, di seguire i tempi. Tra l'altro l'anno scorso l'esperienza ci è stata utile, perché quest'anno saremo anche online in diretta sia su Facebook che sul YouTube che sul sito di Nebbia Gialla, quindi la platea si allarga oltre alle persone che saranno presenti. Eh sì, l'anno scorso solo nei giorni di diretta abbiamo avuto più di 10.000 spettatori, quest'anno siamo in presenza e anche in diretta, quindi contiamo di avere tantissima gente che ci seguirà, e devo dire, forse anche
grazie alla pandemia, tra virgolette, nel senso che forse il passaggio, la voglia di metterci in diretta, di investire, perché c'è anche un bel investimento in regia, in materiali, eccetera, è avvenuto grazie alla pandemia ed è una cosa che abbiamo fatto nostra, che ogni anno si impara, cioè nonostante siano tantissimi anni che lo faccio, ogni anno io imparo qualcosa, ci metto nuove idee, ci provo a fare qualcosa di innovativo per migliorarsi sempre di più, se no non vale la pena, no? Allora, ogni anno si cambia, ogni anno si imparano cose nuove, ma in questi 17 anni, Paolo Roversi, cosa si è imparato del giallo, del thriller, del noir? È una materia in continua, è come il lievito madre, il giallo, una Bella cosa questa viva figura, bella, bella. che va, come dire, lo devi curare perché sennò muore, no? Lo devi ogni tanto arricchire, però allo stesso tempo ha vita propria e in tanti anni ho visto che ci sono stati delle variazioni, no? Ci sono stati periodi in cui era fortissimo il giallo storico, poi ci sono stati solo i commissari, poi invece andavano di più i thriller. E invece Quindi quest'anno che qual è, per così dire, il filo rosso che lega i molti ospiti del Nebbia Gialla Festival? ma secondo me siamo ancora nell'epoca dei commissari, Eh perché sì. ormai anche grazie alla televisione con la serialità, infatti avremo Lucarelli, Maurizio De Giovanni, la Cassascaria, Carlotto, che hanno tutti degli eroi seriali, e quindi Tillier, il francese, cioè questa cosa della ripetizione, la Rosa Teruzzi, Barbara Baraldi, cioè quindi la serialità nel giallo funziona e in quest'epoca funziona anche e soprattutto grazie alle serie televisive, a Netflix, a E quello. che Quindi cosa ci sarà dopo la serialità di questi commissari, ispettori e così via? non lo so, non lo so. Il bello del festival e il senso di un festival è di fare il punto anno dopo anno, perché un po' di annusare l'aria, di capire cosa verrà dopo, quali sono le tendenze, perché se non ci fosse un festival in cui anche gli scrittori si parlano, no? E poi quest'anno finalmente ritorniamo, e questo ci tengo a sottolinearlo, con un'antologia che ho curato io, che si intitola Indaga Detective, dove 12 scrittori con il loro personaggio seriale hanno partecipato con un racconto, ma la cosa più importante è che devolveremo tutti i diritti d'autore alla Croce Rossa, perché ci siamo detti cosa possiamo fare in questo periodo per aiutare chi è stato in prima linea col Covid, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto. Quindi con Indaga Detective abbiamo dato il nostro contributo, quindi non soltanto vi leggete 12 bei racconti, ma fate anche un'opera buona. E dove possiamo trovare questi racconti per coloro che frequentano a Suzzara il festival in diretta, essendo là, è facile, approfittare nell'acquisto. Altrimenti? Altrimenti in tutte le librerie, perché è pubblicato da PM, quindi nel gruppo Mondadori, una delle principali case editrici italiane, e adesso è uscito proprio recentemente, quindi il 25 di gennaio, da pochissimi giorni l'ho trovato in libreria e E lo quindi vedete perché ha una bella. potremmo dire, Paolo Roversi, corri in libreria, però non si dice mai corri in libreria, sempre corri in edicola, chissà poi perché. Un Sarebbe vecchio slogan. un vecchio No, e poi è slogan. facile riconoscerla questa antologia perché ha gli stessi colori di Nebbia Gialla, è giallo perché essendo un'idea nata e cresciuta all'interno dell'albero del festival, la copertina richiama i colori, il logo del festival, quindi diciamo che se andate sul sito Nebbia Gialla, guardate questo colore e capite poi in libreria subito qual è la copertina di Indaga E questo è molto Detective. importante perché sedimenta una realtà chiamata festival, in questo caso Nebbia Gialla, non solamente per quanto riguarda i giorni dal 4 al 6 febbraio prossimi, ma nel corso dell'anno, perché questo è una comunicazione che parla di Nebbia Gialla attraverso questi 12 racconti gialli, neri, thriller e noir, e questo fa ricordare il festival. Credo che sia un'ottima comunicazione, Paolo Roversi. Poi faremo una serie di iniziative anche con la Croce Rossa, perché nell'antologia, oltre alla mia splendida introduzione di Maurizio De Giovanni e alla mia postfazione, c'è anche una postfazione del direttore della Croce Rossa, no? Del direttore generale della Croce Rossa. Quindi faremo una serie di eventi anche con loro, con le varie rappresentanze in diverse città, per
e quindi si parlerà anche del festival, certo. Questo mi sembra veramente molto molto importante. Andiamo adesso, Paolo Roversi, a spigolare nel programma che comincia il 4 febbraio con Marcello Simoni, già subito un nome molto conosciuto. Sì, è un caro amico Marcello e ormai da 3 o 4 edizioni lui apre il festival al venerdì sera. E è un modo anche per ricordare, come dire, per... come la tradizione, sai, certe tradizioni non vanno mai perse, non vanno mai dimenticate, come anche quella di avere Valerio Varesi come ospite, perché in 16 edizioni lui c'è stato tutte le volte, quindi abbiamo anche una certa ritualità che va coltivata. Sì, sarà anche ritualità, ma io la vedo soprattutto come un'affezione, come un riconoscimento del festival stesso. Ah, beh, ma assolutamente, io ne sono molto contento, ma adesso ho detto Valerio Varesi che è venuto tutti gli anni, ma Maurizio De Giovanni e Massimo Carlozzi, così penso che almeno 10 volte o 12 su 16 siano venuti, quindi diciamo che è un modo anche proprio per ritrovarsi, per stare insieme, perché è questo il senso del festival, no? Parlarsi, andare a cena insieme, andare a pranzo insieme, perché altrimenti se dobbiamo soltanto vedere il libro, come dire, tu sul palco, io seduto in platea e poi non poterci parlare, ci perdiamo. E ben mondo. Poca cosa, no? Perché poi andare ai festival, noi lo diciamo sempre, seppur nella nostra piccolissima realtà del posto delle parole, andare a un festival vuol dire anzitutto muoversi da casa, essere curiosi e partecipare agli incontri, ma partecipare anche alla vita del paese, partecipare, lo diceva poco fa Paolo Roversi, andare a cena, scoprire le particolarità del territorio, e questa è tutta cultura e poi soprattutto, diciamocelo, è divertimento. È divertimento, certo, ma poi sai quanti stimoli escono? Cioè io in questi anni ho visto che sono nate antologie come questa, però alcuni lettori hanno trovato un editore, ci sono gli agenti letterari, ci sono degli editor, cioè succedono delle cose nei momenti del festival, perché c'è una creatività nell'aria che poi trova anche spesso degli sbocchi. A stare a casa da soli davanti al computer queste cose non succedono, quindi un festival è anche aiutare la creatività di tutti. Eh sì, aiutare la creatività, perché la creatività non è che nasca dentro la Turrise Burnea e poi si apre la porta e si scende dal monte. No, la creatività è qualcosa che è anche fatica, impegno e certamente anche sacrificio. Parliamo adesso di libri di Paolo Roversi. Sbaglio, l'ultimo è quello uscito nel 2021, Il pregiudizio della sopravvivenza, oppure no? Nel 2021 ho pubblicati due, Il progetto della sopravvivenza a marzo e a ottobre il Black Money, quindi ho fatto un giallo e un thriller, due romanzi che naturalmente troverete anche al Media Gialla e sono molto diversi tra di loro, perché Il progetto della sopravvivenza è un giallo on the road, mi verrebbe da dire, in cui il protagonista è Enrico Radeschi, il mio giornalista hacker che si muove in sella a una vespa gialla, in una storia ambientata tra l'Italia e l'Austria, in una storia gialla sulle note di Mozart. Il secondo invece, Black Money, è un thriller all'americana che si svolge un po' in tutta Europa, c'è una parte anche a Milano, ma è basato su un fatto reale, su questa rapina realmente accaduta, in cui dei criminali hanno rapinato i bancomat di tutto il mondo. E quando dico di tutto il mondo non esagero, perché la rapina è avvenuta in 28 paesi e si sono portati a casa 45 milioni di dollari. Cioè a un certo momento, immaginati questo, tutti i bancomat hanno cominciato a sputare soldi. E questa cosa è accaduta anche qui in Italia, perché è accaduta a Tokyo, Stoccolma, Parigi, Londra, eccetera. Non ne hanno parlato tantissimo le banche, i giornali, e c'è da chiedersi perché, però io ci ho costruito su questa storia thrilling e insomma da leggere, perché è veramente curioso quello che è accaduto. Mentre l'altro libro, cioè, nell'altro libro c'è un nuovo personaggio, Omar Valdés. Questo sì, quello di Valdés è una ristampa che mi fa... Sì, diciamo che il lockdown mi ha permesso di scrivere e di rispolverare un po' di libri. Nell'estate è uscito L'era funesta, che era un mio romanzo che è uscito un po' di anni fa per Rizzoli, che è stato ristampato da Sam, in cui il protagonista è Omar Valdés, è un maresciallo
che vive di origine sarda, ma che vive ormai nella Bassa Padana. E poi ha questo cognome così importante che ricorda molto. Sì, esatto. E ha un passato importante anche lui, perché faceva parte delle squadre speciali, e si trova in un piccolo borgo di provincia lungo il Po, dove si troverà davanti anche qui a un mistero da risolvere. Questo è un giallo classico, mi verrebbe da dire. Paolo Roversi, prima di salutarci, invece, è vero che vicino al festival non si ha più tempo perché si deve organizzare, mettere a punto e così via, perché un direttore artistico non fa solamente le scelte, ma fa anche cose molto pratiche, no? Diciamocelo pure. Però c'è il tempo per leggere ancora un libro? Qual è il libro, per esempio, che ti fa compagnia in questi giorni? Ah beh, ho finito di leggere l'ultimo di Antonio Manzini, Le ossa parlano, e adesso sto leggendo Leon di Carlo Lucarelli, perché lo presenterò al festival, quindi te ne ho detti due. Due mica da poco, oltretutto. Due mica da poco. Mica da poco. Grazie Paolo Roversi e buon festival. Grazie a voi, arrivederci. All'anno prossimo. All'anno prossimo.